Sì, buongiorno. Io sono Picapiva Pietro e espongo baguette, cornamuse, zampogne, strumenti medievali, comunque della tradizione della valle, soprattutto il nostro baguette bergamasco. Sì, infatti il nostro baguette risale già agli anni del 1000-1200, dove comunque nella valle venivano suonati e a Natale e in alcune particolari feste. Ma cosa possiamo trovare? Cartoline, francobolli, documenti antichi dal 500 arrivare ai primi 900, lettere di guerra, poi i dischi, tutto quello collezionismo, la carta in generale. Ecco, tutto questo materiale, dov'è che lei l'ha recuperato? Privati, vari collezionisti o privati che vogliono liberarsene. Ma poi sono qua esposti o sono in vendita? No, questi tante volte anche cambio, libero scambio, vendita di solito no. Com'è andata la giornata qui a Ponte Nossa? Bene, 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 anche se è una brutta giornata, bene. E le persone che vengono alla sua bancarella cosa le chiedono? Chiedono tante cose sul periodo di guerra, prima guerra e seconda guerra, documenti della zona, inerenti alla zona dei nostri soldati, ecco, storia fascista, storia nazista, o se no, storia del paese, Ponte Nossa, Gandino, Leffe, tutto quello che riguarda la nostra storia. Vedo che sei interessato a sfogliare un libro antico dove ci sono documenti antichi. Interessato a questo? Sì, è molto interessante perché fa parte della nostra storia. Sono documenti della valle, sono documenti vari, molto bello. Tu frequenti questi mercatini? Abbastanza raramente, per mancanza di tempo. Vedo che la sua bancarella è super affollata. Cosa espone? Perché abbiamo diverse robe antiche così, quindi vengono per vedere. Li espone o li vende anche? Li esponiamo, li cambiamo, li vendiamo, tutto. Quindi è tutto un materiale che lei recupera da persone, da privati o altri mercatini? Vogliono darceli, noi diamo quello che vogliono e andiamo a ritirarli. Non potevano mancare questi mercatini le monete. Non possono mancare, eh? No, non possono mancare perché la moneta fa parte proprio della parte antiquariato del mercatino. Mercatino perché si dice è antiquario, è parte di un tempo e tanti amano queste cose piccole, amano queste cose vecchie e si affezionano e così affezionati ne collezionano tante altre per ricordare i bei tempi passati. No, sono soddisfattissimo perché appunto, visto il tempo inclemente, pensavo, non dico un buco nell'acqua, però poco ci mancava. Invece la gente è arrivata, sì, stamattina, oggi pomeriggio, ne è qua parecchia. Quindi la cosa vuol dire che ha preso piede e speriamo nel proseguo delle prossime volte, a cominciare da 6 giugno, che sarà la prossima giornata dei banchetti del mercatino. Allora, e dopo il 6 giugno ricordo che tutte le prime domeniche del mese ci sarà appunto questo mercatino nella piazza Giovanni Paolo II che andrà avanti per tutta l'estate e tutto l'autunno.